Buongiorno e grazie a tutti voi per essere qui. Io sono Domenico Tacchio dell'Associazione Teatro Sospeso di Andria e Annalisa Conversano, che è la responsabile della comunicazione dell'associazione. Per quanto riguarda le iscrizioni potete andare da lei, se non l'avete fatto, e vi presento brevemente il nostro progetto che è stato presentato a Laboratori dal Basso. Prima di presentare il progetto io volevo dare la parola a Domenico, che è il responsabile del nostro progetto. Quindi se è possibile dire qualcosina, grazie. Eccoci. Buongiorno a tutti, io sono Domenico Centrone, per l'appunto sono uno dei referenti di questa iniziativa regionale, per l'appunto denominata Laboratori dal Basso. E brevemente due parole sull'iniziativa. L'essenza, diciamo, dell'iniziativa stessa sta nel nome, ecco. Quindi sono dei laboratori progettati, ideati completamente dal basso. L'obiettivo è quello di supportare tutte le giovani realtà diciamo, imprenditoriali, associative, pugliesi, dando loro la possibilità di accrescere le proprie competenze con un approccio, diciamo, che ribalta un po' quello che è diciamo lo spirito, l'essenza della formazione tradizionale calata dall'alto, bensì con questa iniziativa si è puntato molto sul rispondere ad esigenze di apprendimento dei protagonisti, ecco, di chi effettivamente vuole diciamo formarsi. E quindi sono le giovani associazioni, giovani realtà imprenditoriali pugliesi che hanno la possibilità di identificare, progettare un percorso di apprendimento andando a stabilire il cosa apprendere, come apprendere, quindi le modalità formative e anche da chi apprenderlo, quindi individuare quali sono i migliori docenti da cui apprendere. Quello che noi facciamo come Arti, quindi come Regione Puglia, è sostanzialmente quello di portare qui in Puglia, a casa nostra, questi docenti che possono provenire da qualunque parte del mondo. L'iniziativa Laboratori dal Basso si declina in tre azioni. Ci sono i laboratori, che sono per l'appunto questi percorsi di apprendimento più o meno strutturati che possono avere una durata fino a 100 ore. Poi ci sono le testimonianze, che sono degli incontri brevi, one shot, con i protagonisti del mondo dell'innovazione e dell'imprenditoria, sempre in qualunque settore, parliamo sempre di settori, diciamo, i più disparati settori. Ecco. La terza iniziativa è un'iniziativa di mentoring, in cui alle giovani associazioni, alle giovani realtà pugliesi, viene affiancato un mentore, quindi una persona senior che ha già maturato esperienza e che mette, quindi dona a beneficio della giovane realtà la propria esperienza, la propria conoscenza, la propria rete di relazioni. Queste tre iniziative, diciamo, attualmente c'è aperta solo l'iniziativa di mentoring, quindi avete la possibilità di fruire di un affiancamento di un mentore fino al 31 di gennaio 2015, quindi potete applicare, mentre i laboratori delle testimonianze sono due bandi attualmente conclusi, si stanno realizzando in questa fase tutte le proposte che sono state ritenute ammissibili, quindi se volete essere a conoscenza di tutti quelli che sono i laboratori attualmente in corso e in programmazione da qui fino al 31 di gennaio prossimo, l'invito è a tenere monitorati i nostri canali, quindi il sito internet laboratoridalbasso.it piuttosto che la pagina Facebook Laboratori dal Basso. Niente, lì trovate comunque tutte le informazioni, o comunque mi fermo qui, quindi se avete bisogno di qualche informazione o supporto potete chiedermi tranquillamente. Ringrazio sicuramente i proponenti, quindi l'associazione Teatro Sospeso e tutti i partner per aver voluto, ecco, progettato questo laboratorio, perché se è possibile, se è stato possibile sicuramente grazie alla loro progettualità. Ringrazio naturalmente voi per essere qui con noi e naturalmente il docente, i docenti in generale tutti per aver accettato l'invito e essere qui oggi con noi e niente, io vi auguro un buon laboratorio. Grazie. Grazie. Riprendo la parola, grazie a Domenico. E volevo giusto dare due informazioni su questo progetto. Il titolo che noi abbiamo dato a questo progetto è Dal teatro al cinema, formazione e imprenditorialità. L'abbiamo dato perché l'obiettivo è quello di far crescere un concetto di imprenditoria nei settori sia del teatro che del cinema, però come mezzo di comunicazione per quanto riguardava l'associazione che si occupava essenzialmente di teatro, di prosa, diciamo, aprirsi anche a questo nuovo mezzo di comunicazione che esiste da tanti anni, ma per in Puglia, ma per il teatro sospeso, diciamo, lo sta scoprendo adesso. Quindi ci siamo avvalsi poi di questa collaborazione con gli esperti. Io ringrazio anche le partnership che ci hanno sostenuto in questo progetto e vi faccio un elenco delle partnership perché è giusto anche nominarle. Fotogrammi,
che tra virgolette si sta occupando anche di un supporto fotografico in questo progetto. È una società, insomma, che si occupa di fotografie, video e ci sta supportando soprattutto, perché Leonardo, insomma, fra un po' ci caccerà dal suo studio perché siamo sempre presenti lì. Poi abbiamo l'Associazione Ricreativa Culturale Palazzo Bianchi, XVIII secolo di Trani, che tra virgolette è anche l'associazione che ci sta ospitando qui oggi e per le prossime due giornate per poter svolgere questo seminario. Poi abbiamo anche il Social Service, che si sta occupando, anche loro daranno come luogo l'Officina di San Domenico nei prossimi due moduli che avremo a gennaio, e abbiamo anche il CSA SRL, Creation Solution Advertising, giusto. Poi abbiamo anche, che si sta occupando della comunicazione per quanto riguarda stampa di affissioni, locandine nelle nostre città. Abbiamo il FIOF, il Fondo Internazionale per la Fotografia, Video e Comunicazione, che si occuperanno dell'allestimento anche di fotografie dei teatri e di cinema nelle sale in cui stiamo ospitando questi seminari. E abbiamo anche l'Associazione di Promozione Sociale L'Altrove e l'Associazione Culturale Puera Puglie. Vediamo un attimo se ho dimenticato qualcuno. No, ci sono tutti. E il laboratorio si articolerà in tre moduli. Quello che noi andremo a sviluppare in questi tre giorni è il primo modulo, e lo faremo con l'esperto Vito Palumbo, e poi darò la parola a lui. E il laboratorio è realizzato, l'abbiamo già detto, con il contributo della Regione, dell'Arti, e Domenico già ha accennato un po' tutto. In più volevo darvi qualche altra notizia, no, penso di aver detto tutto, e quindi posso dare la parola a Vito Palumbo. E se vuoi parlarci sia un po' di te all'inizio, giusto per conoscerci, e poi man mano definiamo il discorso dell'esperienza anche hollywoodiana che hai avuto, perché penso che sia abbastanza importante, diciamo, in Puglia avere questa esperienza. Grazie. Sì, ho il microfono. Ah, ok. Allora, buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato in questo laboratorio. Io mi chiamo Vito Palumbo. Mi piacerebbe in questi tre giorni con voi intanto avere un rapporto più che verticale, orizzontale, confrontarmi con voi e intavolare comunque un discorso fatto di continui scambi, domande e curiosità da vedere insieme. E comunque mi piacerebbe portare avanti un discorso, ne ho parlato con Domenico quando abbiamo scelto di fare questa cosa, di conoscenza proprio del mezzo cinematografico, perché molte volte, specialmente dalle nostre parti, si è accaniti spettatori, si va al cinema, ma non si sa che cosa c'è dietro un film, che cosa c'è dietro la produzione di un film, anche se sempre di più, poi lo vedremo insieme, ormai si è ferrati nell'argomento, perché comunque ormai tutti quanti, bene o male, visto l'accessibilità per tutti di poter girare qualunque cosa, perché ormai basta una fotocamera o addirittura un cellulare per poter fare un piccolo prodotto audiovisivo, e quindi un po' tutti, bene o male, ci stiamo documentando e stiamo diventando dei filmmaker. Ok, niente, siccome lo vedremo insieme tra un po', insomma, il cinema è fatto di immagini, più che annoiarvi e raccontarvi chi sono, anche perché può fregarvene poco, e potrebbe annoiarvi, vi faccio vedere giusto un piccolo showreel, che è un mio piccolo biglietto da visita, purtroppo non è molto aggiornato, lo sto per fare, e quindi insomma vi faccio vedere un attimino alcune piccole cose che ho fatto, alcune in compagnia di una persona che ha lavorato da sempre con me, che si chiama Roberto De Feo, e niente, vi faccio vedere questo piccolo brano, questo piccolo demo reel, se parte, vediamo. Ci siamo conosciuti. Allora, io volevo un attimino capire
chi siamo, quindi capire da voi un attimino di cosa vi occupate, se fate cinema, se vi piace il cinema, se avete mai avuto delle esperienze in campo cinematografico, che ne so, magari dei cortometraggi con gli amici, o siete appassionati di cinema. Mi piace questo fatto qui di parlare con voi. Tipo, tu di cosa ti occupi? Io no, perché non mi piace. Però mi interessava più che altro il titolo, Torialità. Come spettatore. No, però come diceva, oggigiorno ci posso essere filmmaker, Certo, infatti. tecnologia, come parliamo per esempio il Mac, per esempio Apple consente di usare software su qualsiasi Certo. piattaforma Mac, che invece non ti consente per esempio Adobe, quindi diventa molto più Sì, dovete pratico. usare il microfono, altrimenti non vi sento. Lo ripeterei subito. Domenico, ti posso chiedere di prendermi la borsa da dietro perché mi sono delle cose. Sì, allora dicevo, quindi oggigiorno insomma chiunque può fare qualcosa, si ha un po' di idee, puoi mettere in Certo. rete e fare qualcosa, però come si fa A poi a te piace più distinguere? l'aspetto imprenditoriale? A dire il vero sì, perché oggigiorno si può anche vivere di queste cose qui, in Ne piccolo, anche parliamo poi. cioè si potrebbe, non lo so, in teoria, io cioè, non sono qui in Puglia a piantastabile. Mia base è in Inghilterra, quindi vedo molta gente che si arrangia, esce, fa, riprende, come se nulla Io, fosse, insomma. guarda, io sono venuto qui perché vorrei, ecco, insieme con voi, vorrei provare a mettere dei paletti sul discorso di andare e riprendere, cioè in modo che comunque si va e si gira qualcosa, magari si fa un piccolo prodotto anche con gli amici, ma lo si fa in maniera consapevole, capendo quello che stiamo facendo e avendo qualche nozione in più, qualche concetto in più. Infatti, quello che sarebbe stato il mio prossimo passo, vedo che però c'è, diciamo, su 100 prodotti, secondo me Certo, 80, forse anche di forse anche più, qualcuno in sono, meno. non so, sono, no, sono da Ah, ok, buttare via, allora qualcuno in più. capito cosa Grazie. voglio dire? Cioè, molto spesso si perde il tempo a vedere o assistere a delle cose che non hanno, o Certo. non hanno senso, sono fatti c'è poca professionalità, insomma, ecco perché. Io penso che fare una cosa imprenditoriale vuol dire avere anche professionalità, mezzi, insomma, esperienze giuste, Assolutamente. come si dice, professionisti, insomma, ci Competenze. vuole Competenze, sì. competenza, così, Va questo. bene, voi invece di cosa vi occupate? Giusto così un attimo per conoscere, visto che siamo pochi ma buoni, così ci conosciamo un attimo e collaboriamo anche nella Principalmente discussione. diciamo che ci occupiamo di teatro, Ah, fate parte diciamo. del teatro No, sospeso? no, però No. Concorrenti? diciamo, ma neanche, insomma, Stiamo conoscendo. Ok. non direi neanche, però diciamo, mi interessava appunto l'idea dell'imprenditoria e Tu fai l'attrice? comunque, sì, in maniera amatoriale sì, non sono una professionista, però diciamo, mi interesserebbe questa cosa. E poi insomma era comunque una cosa molto interessante, se posso dirlo gratis, quindi perché no, non Che soffruire e non fa mai andare a male. vedere Anche comunque perché, degli diciamo più da esperti che condominio, non capita ogni giorno parlano. di avere una cosa del genere gratuitamente Esatto, anzi assolutamente, io per nella esempio vostra l'unica città, quindi. esperienza di cinema ho fatto un workshop con Sergio Rubini a pagamentissimo, che è stato molto interessante, perché comunque appunto non essendo una professionista, non avendo potuto fare accademie, per me è molto interessante riuscire a conoscere chi ha delle Ok. esperienze e quindi fondere questo, quello che poi mi viene fuori da questi laboratori, eccetera. Ok. E tu invece? Aspetta il microfono. A me interessa l'aspetto autoriale, questo passaggio dall'idea alla sceneggiatura. Purtroppo Verrà il pomeriggio? no. Ai ai ai, perché pomeriggio tratteremo proprio questo argomento qui. Se Purtroppo no. riesci a Si fa esserci. solo per streaming questa. Ma Sì, si oppure lo vedi in può streaming. scaricare su Questo internet? non lo so. No. Va bene Scaricare, questo? no, lo potete guardare Guardare in su. diretta. Solo in diretta si No, in può diretta vedere? la vedo qua. Ah, dopo vengono pubblicati, dicono dalla regia che dopo verranno pubblicati Magari su comunque. YouTube, no? Queste cose.
Ok. Va bene, allora. Io non faccio testo. Sì, lo conosciamo vecchio. Allora, sì, niente, allora, io volevo un attimino parlarvi della mia esperienza, mia breve esperienza, perché poi alla fine io non faccio cinema da tantissimi anni. Io ho cominciato come la mia carriera, se vogliamo chiamarla carriera, io delle parole ho un po' paura, perché c'è molta facilità nell'usare le parole in questo mestiere qua. A volte basta fare un cortometraggio che diventi regista, autore, diventi, che ne so, maestro, e quindi io uso le parole un po' con timore reverenziale. Diciamo che quando uso la parola regista, quando dico di me faccio il regista, dico sempre, mi viene in mente Kubrick, mi vengono in mente, che ne so, Rossellini, Visconti, che mi danno uno schiaffo sulla testa e mi dicono stai calmo, usare le parole. Quindi diciamo che uso le parole con un po' di timore reverenziale. Detto questo, dicevo, io ho cominciato il mio percorso, ecco, mi piace più chiamarlo percorso, l'ho cominciato come attore. Ed è stata una fortuna, perché poi alla fine, per chi vuole fare regista, conoscere, diciamo, il lavoro attoriale, conoscere l'attore, che poi scusatemi il termine, la materia prima con la quale lavora un regista, è importante, perché serve a metterti comunque dall'altra parte e a capire l'esigenza degli attori, che è fondamentale. E quindi, diciamo, ho cominciato come attore il mio percorso, dopodiché, essendo innamorato sia del punto di vista attoriale che di quello registico, ho frequentato anche dei laboratori, delle scuole di regia. Dopodiché ho fatto una scelta, ho scelto di abbandonare, almeno per il momento, la professione di attore e dedicarmi a quella di regista. E sinceramente è una cosa che io consiglio un po' a tutti, perché molte volte si tende a voler strafare, cioè a cominciare questo mestiere qua e a voler fare i produttori, i registi, gli attori, gli scenografi, eccetera, eccetera. Io vi consiglio di dedicarvi ad una cosa e farla bene. Io mi sono reso conto che facendo entrambe le cose da qualche parte ci perdevo, perché non è facile fare il regista e far l'attore, e quindi ho preferito dedicarmi in particolare alla regia. Mi ricordo che ho preso un foglietto, ho fatto una colonnina, ho messo da una parte i pro e i contro e ho scelto di fare regista. Non perché mi piacesse di più di far l'attore, ma perché ho capito che lo preferivo in qualche modo per alcuni aspetti. Detto questo, che può fregarvene non so quanto, detto questo, ho cominciato a fare i miei lavori, le mie prime schifezze, le mie prime cose fatte male, perché ovviamente fa parte del percorso di un regista o di un attore fare delle cose e all'inizio anche farle male, ma intraprendere un percorso sapendo che la cosa successiva sarà più bella di quella precedente, almeno si spera. Infatti vi consiglio di fare tanto, almeno all'inizio di fare tantissimo, perché più si fa e meglio è. E quindi, dopo un po' di esperimenti, dopo un po' di cose fatte bene o male, ho cominciato sempre di più a specializzarmi, a migliorare me stesso, senza mai smettere di comunque di studiare, di approfondire ogni singolo aspetto del mio lavoro, perché poi parleremo del mestiere del regista che comprende un po' tutti quanti gli aspetti artistici di un film, poi ne parleremo nella fattispecie, nello specifico. E niente, sono arrivato a fare i miei primi lavori, ho conosciuto anche una persona con cui ho collaborato, è stata una bellissima esperienza, con Roberto De Feo, che è un altro regista barese con il quale ho collaborato per oltre 10 anni, e abbiamo fatto un po' di lavori insieme, fino ad un cortometraggio che in qualche modo è stata un po' la nostra fortuna, dal titolo Ice Cream, scritto Ice Cream, cioè un gioco di parole tra gelato e urlo, tra gelato e io urlo, e quindi abbiamo fatto questo cortometraggio che aveva poco di italiano, aveva pochissimo di italiano, che in qualche modo ci ha fatto conoscere in giro per il mondo, ha avuto parecchio riscontro, ha vinto diversi premi in giro per il mondo, parleremo anche dei festival insieme, e ci ha fatto arrivare in qualche modo a farci conoscere negli Stati Uniti da una persona che poi è diventata il nostro manager, da una donna, da una italo-americana che si chiama Alexia Melocchi, che ha preso in mano il nostro lavoro e ci ha detto: ragazzi, perché non proviamo a fare una trasposizione
proviamo a passare dal cortometraggio al lungometraggio, vediamo come va, perché il corto è molto bello, ha colpito, proviamo, vediamo come va. Abbiamo scritto una trasposizione del cortometraggio, capiremo poi in che modo si può fare questa cosa, quindi l'abbiamo fatto diventare da cortometraggio prodotto di 22 minuti a lungometraggio prodotto di 1 ora e mezza, l'abbiamo fatto con il suo aiuto girare un po' tra le mani dei vari produttori americani fin quando è arrivato nelle mani di un certo Christian Halsey Solomon, che è il produttore di American Psycho, che spero voi abbiate visto. È il film che ha lanciato la carriera di Christian Bale, che è l'attore che ha fatto Batman, per intenderci, tra i vari film che ha fatto. Comunque vi consiglio di vederlo perché è molto bello. Questo produttore, anche lui italo-americano, ha deciso di investire in questo progetto, ha coinvolto un altro produttore che si chiama Marco Colombo, che forse non vi dice nulla, ma è il figlio di Arrigo Colombo, che forse non vi dice nulla, ma è il produttore di Per un pugno di dollari, che forse vi dice qualcosa. E quindi niente, siamo partiti con questa avventura. All'inizio non ci credevamo perché sembrava assurdo che da Bari potessimo andare a girare un film a Hollywood, e invece così è stato. Siamo partiti, abbiamo fatto questo film che ancora non è uscito nelle sale, ma stiamo terminando, ed è stata un'esperienza molto particolare perché ci sembrava un sogno ad occhi aperti stare lì in America a Hollywood, quindi vedere dal nostro ufficio la scritta Hollywood era, diciamo, una cosa particolare che non capita tutti i giorni. E abbiamo avuto modo di sperimentare come lavorano gli americani, che comunque fanno cinema a livello produttivo in maniera un po' diversa da noi. E niente, ora siamo tornati in Italia e arricchiti da quell'esperienza e andiamo avanti con i nostri progetti. E niente, ho finito di parlare di me. Se avete qualche domanda, qualche curiosità, possiamo parlare. Magari vi faccio vedere, visto che mi piace molto più far parlare le immagini, vi faccio vedere un piccolo trailer, che più che altro è un promo del film che abbiamo girato in America, per farvi capire un attimino quello che abbiamo fatto. E purtroppo, mi dispiace, è un pochino cruento, perché io ho sempre fatto fino ad oggi, a parte piccole eccezioni, mi sono occupato di, come genere, del thriller, dell'horror, quindi vedrete un po' delle immagini forti, splatter, quindi scusatemi, non so se siete sopportate il sangue, queste cose qui, insomma. A quest'ora ci sta bene, ci sta bene. Ok, vi faccio vedere questo piccolo promo. Io vi farò vedere spesso immagini perché mi piace, diciamo che annoiano un po' di meno rispetto ad una persona che parla, quindi vi farò vedere parecchie volte un po' immagini. Ok. Capite l'inglese un pochino? Le immagini parlano chiaro. Diciamo che abbiamo virato il cortometraggio dal semplice fatto di cronaca, perché il cortometraggio nasceva da un fatto di cronaca avvenuto in Calabria, quindi immaginate, dalla Calabria a Hollywood, e abbiamo portato l'argomento, l'abbiamo, diciamo, dirottato più verso un problema di attualità in America, ma in tutto il mondo, che è il bullismo. Quindi abbiamo cercato di espandere il tema, perché ovviamente passare da un corto a lungo non è facile, e di farlo diventare di dominio pubblico, cercando di portare, insomma, in qualche modo all'opinione pubblica in risalto il tema, il problema del bullismo. Se avete fatto caso, non so se avete riconosciuto, vi faccio giusto qualche curiosità, vediamo se riesco a farvi vedere un po' di immagini. Questi sono gli attori. Avete visto che c'era un'immagine in particolare di quando c'è il ragazzo che con gli occhiali, che praticamente c'è il cattivo che lecca gli occhiali al ragazzino. Avete visto che c'era anche nel cortometraggio quell'immagine, quindi per farvi capire, comunque dal cortometraggio alcune cose poi sono rimaste perché ci piacevano, anche un po' per in qualche modo per citare il nostro cortometraggio. Allora, vediamo se riesco. Sì, nello showreel c'erano delle immagini del cortometraggio. Questo è il protagonista del film, che si chiama Spencer Tripp Clark, che praticamente, forse lo ricordate, ha fatto il gladiatore, quello con Ridley Scott, era il piccolo Lucio, che è questo qui a sinistra, e quindi, insomma,
quando abbiamo fatto i casting, intanto abbiamo lavorato con dei nomi allucinanti. Ad esempio, il casting director si chiama Fern Cassell, che è una bravissima casting director che, per farvi capire, ha fatto Monster, che è il film che ha vinto l'Oscar con Charlize Theron. Quindi il costumista, per esempio, aveva fatto Lost, che ne so, il fonico ha fatto Balla coi lupi. Quindi lavorare con queste persone qua, che sono, per chi ama il cinema, sono dei mostri sacri, insomma, ci creava un po' di timore reverenziale, quindi quasi ci volevamo inchinare a loro quando ogni volta... Non scorre con la freccia, no. Ah, oh, no, che è successo? Mia moglie e io. Questa è ovviamente un'immagine... a sinistra? Sì. Ok. Aprile una alla volta. Io ho un Mac, quindi un po' di difficoltà. Ah, una aprile alla volta. Una okay. Alla volta e poi ritorna sempre sopra a sinistra e poi okay. Ritorna sull'immagine. No, questa è tua moglie di nuovo, ok. Poi abbiamo lavorato con un'altra delle attrici del nostro film, era l'attrice di destra, che si chiama... non mi viene in mente in questo momento, Laura Herring, che ha fatto Mulholland Drive con David Lynch, quindi altro mostro sacro della cinematografia. E... Sì, sì. Ok. Vabbè, poi c'erano attori giovanissimi, questo qui per esempio, bravissimo, di nome Brennan Miller, che ha fatto, forse non avete visto, Project X, che è un film che è stato il più visto su web nella scorsa stagione. Attori molto giovani, bravissimi. Questo qualcuno di voi forse lo conosce, Wade Williams, perché ha fatto Prison Break. Nessuno di voi ha visto mai Prison Break? Faceva la parte del secondino cattivo, spietato. E poi è quest'altro attore che per le ragazze sarà molto carino. È un attore che si chiama Justin Gaston, che in America è molto conosciuto, viene fuori da un talent, è un cantante di musica country, che in America è una musica che viene molto ascoltata, e ovviamente l'ho messa per le ragazze questa foto. E poi io parlo sempre, quando facciamo qualcosa pubblicamente, anche di Damiano, che purtroppo è l'attore che è il protagonista del nostro cortometraggio, Damiano Russo, che purtroppo ha avuto un incidente stradale qualche anno fa e non c'è più, quindi non ha neanche visto il lungometraggio purtroppo. Però, come vedete, mettiamo insieme queste due immagini per farvi vedere come il protagonista del film sia veramente molto simile a quello del cortometraggio. Infatti, quando abbiamo fatto i casting, la cosa più bella è stata la scelta degli attori, perché quando è entrato nella stanza questo ragazzo, questo Spencer, ci è sembrato di vedere Damiano, che non c'era più, quindi comunque lo sentivamo come guida per noi per questo film. E quindi quando è entrato Spencer abbiamo capito che era lui il protagonista, senza ombra di dubbio, e infatti poi abbiamo scelto lui come protagonista del film, perché ci sembrava quasi un segno del destino che fosse così simile poi a Damiano, che cerchiamo sempre di omaggiare ogni volta che facciamo qualcosa, perché un attore veramente straordinario, e non lo dico perché non c'è più, ma lo penso davvero, perché... era un attore veramente, per quanto molto giovane, io dico sempre che aveva fame di imparare, fame di essere sempre migliore. Io mi ricordo sul set che veniva sempre con un Walkman, con un iPod, e ascoltava musica classica, perché avevamo fatto un lavoro insieme, io e lui, sul lavoro sul personaggio, e avevamo legato delle emozioni, poi ne parleremo quando parleremo della parte attoriale, avevamo legato delle emozioni dell'attore, del personaggio di Mickey, che è quello, il personaggio del film, le avevamo legate a Chopin, e quindi lui sul set non faceva altro che ascoltare Chopin, lui si isolava completamente e ascoltava costantemente Chopin, ed era veramente emozionante da vedere al lavoro, quindi io ne parlo sempre perché è una cosa che mi è rimasta dentro. Ok, non lo so, avete domande su questa cosa, curiosità, se volete... Aspetta il microfono. Ma mi dispiace che fai un po' da valletta, Domenico. No. Ti piace fare la valletta? Ok. No, chiedevo, le prime foto che si vedono nel trailer, sì, sono ovviamente sono foto... Cioè, sono documenti veri, immagino. Allora, sì. Cioè, Fox News... Sì. Foto. Quello è un promo, intanto, è un promo che è stato fatto per distribuire il film, per farlo vedere agli addetti ai lavori,
e quindi per vendere il film. La prima parte è fatta di documenti reali, infatti c'è anche Obama, è perché volevamo legare il nostro film a, comunque a, alla realtà, perché il bullismo è qualcosa che esiste veramente, non, purtroppo non è opera di finzione, e quindi volevamo comunque partire dalla realtà, volevamo partire da, da fatti realmente accaduti. Infatti c'è un cartello in cui c'è scritto ispirato a migliaia di storie vere, non ad una in particolare, ma a migliaia di storie vere. Perché in termini di... cioè, voi comunque si, cioè, queste immagini sono comunque di dominio pubblico, si possono utilizzare a... a tuo piacimento, bisogna chiedere permessi alla Fox News, a questa, allora, che distribuiscono queste foto in, diciamo in che TV, teoricamente andrebbe, non teoricamente, andrebbe chiesto il permesso, siccome è un qualcosa che ha, diciamo che uso interno, ripeto, era per venderlo ai distributori, volevamo in qualche modo utilizzare delle immagini forti di attualità, di cronaca per come punto di partenza del nostro film, quindi teoricamente, infatti con lo streaming mi arresteranno, però comunque andrebbero in qualche modo, sì, andrebbero avvisate le emittenti per l'utilizzo delle immagini. Cambia qualcosa fra Stati Uniti, Italia o altri? Da che punto di vista? Da questo punto di vista c'è l'utilizzo di immagini? E... beh, cambia, diciamo in linea di massima cambia poco, ci addentreremo in qualcosa di molto profondo, lo accenneremo un pochino, il fatto del diritto d'autore, cambia qualcosa, cambia chi lo gestisce, però comunque in linea di massima i principi sono quelli. Diciamo che quando si utilizza una musica edita o delle immagini edite vanno sempre chieste le liberatorie, chiesti i permessi. In questo caso, ripeto, è un uso interno, è solamente per far comprendere qual è il punto di partenza del nostro prodotto, ma non verrà poi distribuito in questo modo qua il trailer del film, quindi diciamo uso interno è in qualche modo consentito. Sono curiosità. No. Ma io sono qui anche, a me piace molto, diciamo come personalmente mi piace molto nella vita il dettaglio, l'aneddoto, la curiosità, quindi tranquillamente parliamo di quello che vogliamo. Qualche altra domanda, qualche altra curiosità? Posso dire io, non ho completato la mia presentazione, sta proprio bene questa che non la dico mai. Cioè, una cugina di mio padre ha sposato Mel Brooks. Wow. Dio Mel Brooks. Ok, lo volevo dire, ci stava oggi, ci stava proprio. Peccato che diciamo, è conosciuta col nome d'arte di Anne Bancroft, ma il suo nome è Anna Maria Italiano. Ma Anne Bancroft è famosissima. Anne Bancroft, esatto. Ma infatti portiamo lo stesso cognome. Ci stava, scusate, lo dovevo proprio dire. Qual è il tuo cognome, Bancroft? Il suo cognome è italiano come il mio. Ah, ok, tu sei italiano. È proprio italiano di nome di fatto. E qual è il cognome originale? Il suo cognome originale è italiano. E qual è? Italiano. Ah, italiano proprio. Sì, Anna Maria Luisa Italiano. Ok, sembrava uno sketch comico. Qual è italiano? Qual è italiano? Wow, bella questa curiosità, fantastica. Sì, parliamo tranquillamente di tutto quello che volete. Allora, la mia era giusto una considerazione rispetto a quello che ho visto prima. Sì. Dicevo, non avevo capito che era un corto, il primo, quindi è quello che hai girato praticamente qui. Sì, guarda, è girato, ti dico anche dove, perché è carina come cosa. Quella location che avete visto lì è alla Fiera del Levante, la Birra Peroni. Avete presente dove famoso, tutti quanti i baresi lo conoscono, penso anche a Trani. Non puoi essere barese, se no. Dove si va a bere la birra, a mangiare il panino quando si va in fiera, quindi è quella. Abbiamo messo un'insegna fuori con scritto Bar delle Coccinelle, perché ci piaceva questa cosa. Abbiamo un po' americanizzato il bar, però è il Bar Peroni. Okay. Poi abbiamo fatto diventare internazionale il Bar Peroni della Fiera del Levante. L'altra location invece era Rutigliano, una campagna sperduta dove c'è un sito archeologico. Quindi immaginate da Rutigliano. Questo quindi comunque è del primo trailer. Del primo. Sì, perché poi dopo il secondo è girato a Los Angeles. Tutto è girato in America. Ecco, quello che diciamo mi aveva colpito del primo era proprio l'attenzione alla fotografia. Perché ho visto proprio che a seconda del tipo di scena c'era una diversa... Pari di tutto quanto? Del primo trailer.
Parli di quello era un potpourri di lavori. Diciamo c'erano delle immagini, per esempio, dove si vedeva il telegiornale, si vedeva sfocato, tipo, cioè, c'erano praticamente delle attenzioni anche a questo, secondo me, nella comunicazione. Quindi parli del trailer che abbiamo visto adesso? Del promo per... No, parlavo del primo. Che c'era una maggiore attenzione poi per l'utilizzo della fotografia, certo, a seconda di ciò che... Quindi questo mi ha colpito tanto. Nel secondo mi hanno colpito d'impatto comunque le immagini. Cioè, per quanto ho visto la fotografia più omogenea, resa anche americana del resto, cioè, invece la prima mi sembrava più... Non so, forse perché mi riconosco in quelle immagini. Quindi il film alla fine deve richiamarti. L'arte in generale. Certo. Quindi una volta che richiama delle tue corde, tu vieni suscitato emotivamente. Invece nel secondo ti toccava delle corde il fatto che comunque questi argomenti sono inevitabilmente quasi un giorno sì, un giorno no, in TV o al telegiornale, quindi non può non suscitarti delle emozioni, per quanto più crude, però diciamo avevo proprio visto una differenza nel tuo, appunto, nel tuo lavoro, e diciamo mi aveva molto colpito questa cosa. Anche perché sono passati diversi anni dal corto originario. Beh sì, non tantissimi comunque. Cioè, c'era più un'attenzione ai dettagli anche nel primo, ai bicchieri. Sì, diciamo che il primo ha delle atmosfere molto cupe. Il primo è stato fatto veramente, la nostra idea era quella di creare un mondo in cui tutto quanto fosse negativo, in cui non ci fosse speranza. E, mentre il secondo è un attimino reso più commerciale. È un po' più americano. Sì, è più, diciamo, cioè, io che preferivo, posso dirlo, mi piaceva il primo. Cioè, no, cioè, non voleva essere, però diciamo è un gusto personale, però diciamo mi colpivano proprio, certo, nelle immagini, piuttosto che l'altro invece era fluido, americanizzato. Sì, diciamo che nel primo abbiamo osato molto, anche perché era l'abbiamo autoprodotto praticamente, quindi non avevamo nessuno che ci dicesse questo sì, questo no, quindi ci siamo veramente sbizzarriti. Sul secondo invece a volte c'era diciamo qualcuno che ci diceva questo si può fare, questo non si può fare, questo facciamolo così perché magari attira più persone al cinema, quest'altro, quindi c'è un po' un intervento che ne parleremo anche di questo se riusciamo, che un po' spersonalizza a volte il lavoro, si spera il meno possibile ovviamente per un autore, però comunque lo rende un po' più commerciale il lavoro, perché è giusto anche comunque lo sguardo anche poi alla fine al botteghino, quindi a volte si fa un'operazione un pochino più tra virgolette ruffiana, specialmente quando si tratta di film, di entertainment, per attirare un po' di gente in più al botteghino. Quindi, però ecco, l'autore deve cercare di mediare tra una cosa e l'altra e cercare di lasciare il più possibile il prodotto puro, diciamo, rispetto all'idea iniziale, rispetto a quello che era l'idea iniziale. Sì, infatti adesso magari se volete abbandoniamo un attimino la sfera personale. E andiamo. Sì, no, se volete, se avete altre domande, altre curiosità, ne parliamo. Aspetta il microfono sempre. Anche se diciamo mi interessa andare avanti comunque. Sì. Con la scelta di rifare il passaggio dal corto al lungo, la scelta di rifarlo completamente, quando tu hai detto l'abbiamo trasformato, poi vi dico come si fa. Cioè, vi accenno, vi spiego. Sì, sì, sì. Io ho immaginato immediatamente che aveste approfondito il lavoro con gli stessi attori, con nuovi mezzi, però andando avanti con il nucleo originario. Questa scelta è stata una sorpresa per me e volevo capire di chi è stata. Sì, ovviamente c'era la difficoltà di base, che era quella di passare, di cambiare proprio nazione, di cambiare continente proprio. E quindi ovviamente non potevamo andare avanti col nucleo originario, ma siamo dovuti passare a un nucleo completamente diverso. C'è un rumore in sala, non so se... E siamo passati a un lavoro completamente diverso, perché abbiamo dovuto cambiare attori, perché ovviamente ci servivano attori americani, attori che parlassero in inglese, per il mercato internazionale. E poi abbiamo dovuto cambiare anche squadra, perché ovviamente
qua entriamo in un aspetto un pochino più, più ecco, materiale, più imprenditoriale, perché una cosa è portare, cioè se io devo girare un film, una cosa è portarmi la troupe dall'Italia all'America, e ovviamente una cosa è averla lì. Io qual è la esattamente l'inverso, scusami. Sì, sì, no, figurati. Io pensavo ancora una volta al contrario. Cioè? Guarda, quella è stata una scelta da un punto di vista sicuramente organizzativo, economico, perché comunque questo è un film, per quanto sia un film girato in America, Los Angeles, Hollywood, comunque non è un film fatto da una major, non è un film fatto con milioni di dollari, è comunque un film low budget, cioè un film fatto con un budget al di sotto o comunque pari al milione di dollari, quindi parliamo di un piccolo film, e quindi trasferire una produzione in un altro continente significava far lievitare di tantissimo le spese. Al di là di questo aspetto qua, per noi è stata una fortuna girare lì, perché quando abbiamo scritto il film siamo partiti comunque con l'idea in testa di fare qualcosa di non italiano. Infatti, se ci fate caso, un po' tutto richiama l'America. Beh, ovviamente avete visto un piccolo pezzo del cortometraggio, ma se vedeste il cortometraggio vi rendereste conto che il tutto è girato quasi come se fosse un No Land, cioè non si riconosce dove è girato, e volutamente non si riconosce. E abbiamo ricreato un po', ad esempio, purtroppo non ho qui delle clip da farvi vedere, però ad esempio il pub, il locale in cui è girato, l'abbiamo scelto che in maniera che ricordasse il più possibile un locale americano, un diner americano. Quindi, che ne so, la barista che ricorda un po' le tipiche barista alla Happy Days, no? Parlo del cortometraggio. E quindi il nostro sogno era comunque di girarlo in stile americano. Perciò quando abbiamo saputo che l'avremmo fatto in America, per noi è stato un sogno, perché ovviamente non dovevamo arrangiarci a farlo come se, ma potevamo farlo direttamente in America, perciò per noi è stato bellissimo farlo lì, perché abbiamo girato in un locale in cui, in un vero diner americano col jukebox, con la... Perché? Ah, ok, ma ragazzi, questo è il bello dell'arte. Certo. Perché, non lo so, io sono dell'opinione, è un gusto personale. Ovviamente hai visto piccoli pezzettini, quindi... Però ti dai un'idea come quando vedi i trailer prima di andare a vedere un film. A me questa cosa piace molto. Cioè, nel senso, per un regista, per un autore, è bello quando si fa qualcosa e poi ti rendi conto che quando arriva dall'altra parte, quando arriva uno spettatore, il messaggio è interpretabile. Certo, ovviamente per un autore la cosa importante è che in qualche modo rimanga vicino alla propria visione. Faccio un esempio per capirci: se faccio un film horror e la gente ride, si ammazza dalle risate, qualche domanda me la faccio. O se faccio un film drammatico che comunque deve far piangere, faccio un melò, deve comunque suscitare una reazione particolare, deve comunque emozionare e far piangere, e vedo che fa ridere, forse qualcosina l'ho sbagliata come autore. Però è bello poi quando in qualche modo non si discosta di molto dalla idea iniziale, ma comunque c'è un'interpretazione, o quando appunto c'è uno che la pensa in un modo, uno che la pensa in un altro. A me piace moltissimo questa cosa. Sì, poi ripeto, è un gusto personale. Assolutamente, nel senso, infatti, ma è così. Per esempio, io sono una cultrice dei film horror, me ne sono gustati tanto tempo fa, adesso i miei film horror non piacciono più. Italiani perché o americani? Vabbè, italiani, no, americani, mi riferisco americani. A quelli americani. Fammi qualche titolo per capirci. Vabbè, tipo, se devo farti un esempio, tipo Hostel, no? Questa scusami, Hostel. Capito. Hostel, okay. Cioè, non mi piace l'idea, ecco, mi volevo riferire, volevo fare questo esempio per rapportarmi poi a quello che tu ci hai fatto vedere. Piuttosto che lo splatter, quindi vedere il sangue, che personalmente forse da donna, diciamo, magari mi fa un po', però diciamo lo vedo perché Hostel è molto splatter, eh? Assolutamente, ecco, quell'occhio che penso sì, ho fatto proprio l'esempio così. Però preferisco più film dove, quindi rispetto al tuo primo, dove non si capisce ma si percepisce.
anche se hai visto delle immagini molto vabbè, per esempio il bicchiere che trema è più bello di fare vedere un nel tuo aspetta, quel bicchiere che trema che tu dici non è un horror, quello è un cortometraggio fatto nell'ambito di una iniziativa di Apulia Film Commission che si chiama Progetto Memoria, ed era un cortometraggio completamente diverso, un cortometraggio sì, ma mi molto riferisco poetico al certo. modo, infatti sì, cioè, sì, sì. appunto mi piace più percepire una cosa da una sensazione di un attore o da una scena, piuttosto che vedere per esempio il palazzo che crolla, sì. vedere il bicchiere, cioè non so, ecco, è questo che a quello che mi riferivo prima, ciò che suscita, certo. piuttosto che vedere il sangue, cioè per me uno dei bellissimi film horror che è stato fatto americano è The Other. Che non è, in realtà, che non, sì, non c'è una striscia di sangue. Cioè, però no? c'è un retroscena che The Others, il regista è spagnolo, si chiama Amenábar, quindi... Vabbè, però diciamo è totalmente girato in America, con attori famosi e insomma almeno... Però diciamo che l'imprinting non è americano. Però a me attenzione, fa paura, cioè a me questa fa cosa paura è importante, tantissimo. È molto importante questa cosa. Ok. Perché poi il regista è quello vabbè, che, allora, da non, che dà il tono. Da non esperta del settore... No, però è bella questa cosa, perché tu hai citato un film dicendo americano, in realtà c'era in retroscena che diciamo che la struttura è americana, ma l'anima, che è la cosa più importante... È europea. E poi era anche ripeto, difficile. È un regista spagnolo. Mm. Quindi... Poi è stato anche difficile il fatto che sia stato girato in un'epoca, diciamo, certo. rappresentava i giorni nostri, però si rifaceva un secolo scorso. Sì. Però tutto a più non era comunque noioso come magari certe volte possono. A te piacciono le cose non troppo esplicite, non ma troppo, quelle che cioè, ti fanno, secondo me, appunto, uno deve l'immaginazione. Certo. È quello che il fatto di poter immaginare che possa succedere questo fa più paura che vederlo. Sono d'accordo con te, anche se poi anche qui dipende dai punti di vista. Io sono d'accordo con te, anche a me piace ragionare sulle cose, cioè anche artisticamente. Assolutamente. Okay. Riguardo il corto, vi racconto un piccolo aneddoto, magari poi parliamo di qualcos'altro. Diciamo che il corto ha avuto un impatto veramente devastante, deflagrante, perché quando l'abbiamo mandato nei festival, specialmente in Italia, noi eravamo convinti che funzionasse di più all'estero, e infatti così è stato. Infatti mi ricordo in America, a Nashville, in un festival molto bello, mi ricordo che c'erano anche bambini in sala, e vi assicuro che il cortometraggio non è per bambini, però vedevamo che portavano i bambini in sala, e i bambini ridevano, i bambini si divertivano, mentre in Italia ci sono stati dei festival in cui siamo stati quasi linciati, perché qui si prende tutto quanto con un po' di serietà in più, e quindi ci dicevano, ma perché questa violenza, ma è gratuita, ma perché esplicitare in questo modo? E io posso essere anche d'accordo da un certo punto di vista, anche se poi io personalmente penso che il cinema, essendo arte, non debba mai essere censurata. Tutt'al più io so che c'è un argomento che non mi interessa, non lo vado a vedere, però il cinema, secondo me, in quanto arte, non deve essere censurato. Nei limiti del possibile, ovviamente, cioè se poi va sulla pedofilia o altro, ma parliamo di altre cose. Però la censura, secondo me, non appartiene all'arte in generale, quindi neanche al cinema. E ci è capitato diverse volte, mi ricordo una volta in un piccolo incontro che facemmo a Bari, che era una piccola sala piena di persone anziane, venimmo praticamente quasi linciati. Perché facciamo vedere delle piccole immagini, cioè niente di eclatante. E mi ricordo di queste persone qua che dicevano: ma voi, ma i ragazzi vedono queste immagini e poi. Oppure che ne so, ma queste immagini, ma perché questa violenza? Io personalmente ritengo molto più violente, che ne so, vedere, che ne so, costantemente in televisione le immagini, tipo in questi giorni, del bambino ucciso, che ne so, di Cogne o Bruno Vespa che fa vedere il plastico. Io ritengo molto più violento quel discorso lì, mentre il cinema, in qualunque tipo di film parliamo, è comunque qualcosa che ti fa riflettere. Anche il film più esplicito, più violento, in qualche modo ti apre delle porte, ti apre dei punti di vista, anche perché altrimenti prendiamo, che so, Arancia Meccanica di Kubrick, lo buttiamo nella raccolta differenziata. Detto questo, a me piace, ripeto, che il cinema non abbia censura. Poi mi piace ricordare il fatto che noi italiani siamo stati quelli che abbiamo in qualche modo abbiamo creato il film di genere in qualche modo. Non so se vi ricordate
perché è più grande, o se per chi ha avuto la fortuna e vuole vedere questi film, si possono ancora vedere, autori come Fulci, Bava, Deodato, lo stesso, come si chiama, Avati, d'Argento, che hanno comunque in qualche modo creato il film di genere, hanno comunque portato in tutto il mondo, che ne so, il thriller, l'horror. Vi faccio l'esempio: Tarantino, che tutti quanti conosciamo, è un grande appassionato di questo, dei film italiani di quel periodo, tant'è vero che costantemente Tarantino cita e omaggia nei suoi film gli autori italiani. Ok, a volte anche copia gli autori italiani, perché lui è un grandissimo estimatore di quel genere, che purtroppo adesso non facciamo più. Adesso abbiamo completamente abbandonato il cinema di genere in Italia, purtroppo facciamo molto spesso solamente commedia, film sentimentale, e importiamo dall'estero film invece di genere, e piuttosto che scommettere e farlo in Italia. Però vabbè, è un capitolo di cui poi magari, se volete possiamo anche parlare e approfondire. Ok, sì sì, aspetta il microfono. Forse è meglio lasciarlo al microfono così. Volevo intervenire sulle immagini. È vero, non c'è censura nel cinema, non dovrebbe esserci censura, però è anche vero che... L'importante è, ecco, scusami se ti faccio una piccola postilla, deve essere il sistema cinema che deve in qualche modo organizzarsi, come già è in qualche modo, in America lo è ancora di più, e fare in modo che magari un film non debba essere visto, o comunque debba essere visto in compagnia di un adulto, anziché no, quindi questo deve essere... Questo è importante. Sì, questo poi richiama in ballo, diciamo, tutto altri argomenti, però alla base io come essere umano, come artista, come artista ho bisogno di esprimere tutto, anche le paure, le negatività, ma come essere umano ho diritto di nutrirmi della bellezza, perché soprattutto, a maggior ragione, da piccoli, entro una certa età, proprio addirittura dovrebbe esserci il divieto, però è proprio un fattore di esigenza. Io poi alla fine penso che è più bello vedere cose belle, piuttosto però il bello, che cos'è il bello? Le emozioni negative, nutrirmi di emozioni negative, per cui per esempio Arancia Meccanica, ho sempre detto le brutte parole a chi me l'ha consigliato, ma perché mi hai fatto vedere questo film? Ma che t'ho fatto io? Cioè, però se lo guardi da un punto di vista, parliamo di Arancia Meccanica, se lo guardi da un punto di vista sociologico, se lo guardi da un punto di vista critico, in Arancia Meccanica comunque ci sono mille spunti di riflessione. Tu l'hai visto Arancia Meccanica poi, sì, alla fine? Okay? Sì, che l'ho visto. Sì. Parla comunque di una società in cui si è costretti in qualche modo a... Cioè, si diventa in qualche modo brutti, si diventa in qualche modo in quel modo lì. Cioè, ci sono mille spunti di riflessione, ma partiamo anche, sì, dal teatro greco. Se partiamo proprio dalle origini, partiamo dal teatro, perché poi ne parleremo, il cinema non è altro che figlio del teatro, il cinema è un'arte moderna, ok? Ma è figlio del teatro, cioè si rifà comunque a delle altre arti, poi ne parleremo di questo, il cinema non è altro che, in qualche modo io dico, figlio del teatro, sorella o fratello della fotografia, ok? E anche di altre discipline, ok? E quindi... Parliamo per esempio, prendiamo Medea per esempio, cioè Medea è abbastanza truculenta come però lì c'è opera. Un processo catartico, ma che la catarsi, certo, in qualche modo non ma c'è non anche va l'Arancia sotto... Meccanica la catarsi, attenzione, c'è anche l'Arancia Meccanica la catarsi, cioè potresti dire che insomma, a un Euripide però era troppo violenta la tua tragedia. Cioè, in qualche modo, la tragedia greca, in qualche modo, serviva appunto per guardare quelle cose, nutrirsi di quelle cose lì, in qualche modo esorcizzarle, in qualche modo ripulirsi guardandole. Certo, è soggettivo, cioè ci sono persone che non riescono a tollerare la violenza, non riescono a vedere la violenza, io le rispetto assolutamente. Tra l'altro io amo un cinema completamente diverso, quindi assolutamente. Però sono aperto anche a... cioè non ho niente contro la violenza. Però bisogna essere consapevoli comunque quando si vedono scene, cioè di film di questo tipo, cioè con molta consapevolezza.
Sono d'accordo con te. Certo, poi dipende, cioè, ci sono persone che vanno al cinema per passare quell'ora e mezza in spensieratezza e quindi non si fanno neanche domande. Ci sono persone invece che approfondiscono, che si informano. Secondo me è importante capire quello che hai visto, però vabbè, dipende poi da persona a persona questo. Qualche altra domanda, qualche altra osservazione? Altrimenti andiamo avanti. Cioè, riguardo fra lo splatter, l'horror, il thriller e poi passare all'Arancia Meccanica. L'Arancia Meccanica, vabbè, è un film attualissimo, immagino. Arancia Meccanica, cioè, non è mai morto, sì, assolutamente. Non è era molto avanti già quando l'hanno fatto. Però un film tipo, tornando allo splatter, io mi ricordo ancora che era ridicolo, diciamo, come film, che in inglese, in americano era Brain Dead, non so in italiano come l'hanno tradotto il titolo. Sì, lo splatter, guarda, lo splatter è un qualcosa di così esplicito da diventare quasi grottesco. Esatto, che è ancora diverso rispetto sempre a Dario Argento, ricordo Profondo Rosso. Sì. Che secondo me perché è più psicologico, è qualcosa di più sottile, di più sotteso. Non è neanche poi così splatter. Sì, diciamo che Dario Argento, più che splatter... Diciamo che lui faceva più gialli, più thriller. È un thriller che però non può essere una base, cioè, vera, reale. Non è, assolutamente, sì, sì. Non è fuori dalla fantascienza. Quindi, insomma, volevo cioè, capire dove stiamo qua. Insomma, sulla realtà che va sul thriller, lo splatter e poi ritornare alla realtà. Oppure tutto parte da una base di realtà. Anche, che ne so, anche Il Signore degli Anelli o il film, un fantasy, anche Harry Potter, che ne so. Tutto parte comunque sempre da una base reale, che poi viene trasformata, viene interpretata, però comunque si parte sempre da una base reale. Anche E.T., per esempio, per dire che comunque è un film di fantascienza, se vogliamo, parte comunque da qualcosa di molto reale, diciamo, vabbè, girato durante la Guerra Fredda, quindi comunque si rifà, ci sono tanti sottotesti anche in E.T. che molti non colgono, però se vai un attimino a documentarti, si cercava un po' di stemperare il clima molto teso di quegli anni con per esempio con E.T. O comunque parliamo del personaggio di E.T., sapete che E.T., creato da Rambaldi, italiano, come base ha un gatto, lo sapete? Se andate su internet e cercate E.T., ci sono proprio i disegni bellissimi che partono da un gatto e poi diventano E.T. Quindi tutto quanto comunque si rifà sempre a qualcosa che prende spunto dal nostro immaginario, anche se poi diventa fantastico, anche se poi diventa altro. Ok, se non avete altre domande, io andrei avanti un attimino, mi piacerebbe con voi. Intanto ho portato una cosa da farvi vedere, che mi piace ogni volta far vedere. Visto che parliamo di cinema, mi piace un attimino far sentire un po' l'odore del cinema. Allora, porto sempre con me una pizza cinematografica, cioè una bobina. Questa praticamente contiene del negativo, ovviamente inutilizzabile adesso, perché sapete benissimo, se un minimo ne capite di fotografia, questa pellicola ormai non si può più utilizzare, esposta alla luce, quindi è bruciata. Però comunque volevo farvi un attimino vedere questa cosa, magari ve lo passo. Allora, ecco, io la porto sempre con me perché sono un romantico. La pellicola in realtà sta sparendo purtroppo, si gira sempre di più in digitale. Questo da una parte è un vantaggio perché tutti quanti possono fare cinema, perché i costi sono molto più abbordabili. Ormai, dicevo prima, con un iPhone puoi girare un film. Io mi ricordo una volta ho conosciuto Wim Wenders, lo conoscete Wim Wenders? È l'autore del Cielo sopra Berlino, per intenderci. Lui disse in questo incontro che sicuramente il più bel film della storia del cinema, secondo lui, verrà girato con un iPhone. E detto questo, siccome... Come? Vabbè, sì, ha detto iPhone, ma potrebbe essere anche, che ne so, un Samsung, per intenderci. E io porto sempre con me la pellicola, perché sono un romantico, quindi mi piace... non so, far sentire proprio l'odore del cinema. Questa è una pellicola di formato 35 mm. Sappiate che tutto il cinema, la maggior parte del cinema che andate a vedere nelle sale, è girato con pellicola 35 mm.
E quindi vorrei che la faceste passare un attimo tra le mani dei ragazzi, perché vorrei che un attimino sentiste l'odore del cinema. Io ho avuto la fortuna di usarla in un lavoro che ho fatto, ormai non si usa quasi più la pellicola, anche a livello professionale, a livelli altissimi, ormai la pellicola è quasi in via d'estinzione. Cosa? No, ci sono vari formati, c'è la Super 16, 35 mm, 8 mm, diciamo che la più utilizzata, lo standard cinematografico, quello usato nelle sale, è il 35 mm. Poi vabbè, apriremmo un po' delle cose molto tecniche, però sappiate che i film che avete visto nella vostra vita nei cinema avevano quel tipo di pellicola lì, 35 mm. Come c'è qualcuno che ancora... Assolutamente. Ma perché comunque ancora io sono ancora dell'idea che la pellicola non sia stata ancora cioè non è paragonabile un film fatto in pellicola a un film fatto in digitale, ancora non, diciamo che il digitale sta facendo passi da gigante, ma ancora non è arrivato ai livelli della pellicola. Per quale motivo la pellicola, diciamo che il digitale dà dei vantaggi in più? Ripeto, perché è molto più abbordabile. Io mi ricordo quando ero piccolo che era veramente un sogno proibito fare cinema, era qualcosa, diciamo, per pochi, perché se non avevi molti soldi, se non avevi la fortuna di poter avere molti soldi a disposizione o di fare un percorso veramente molto, molto in salita, era difficile che potessi girare un film nella tua vita, ok? Tranne film magari con videocamere amatoriali, formati analogici, tipo, che ne so, il VHSC, VHS... eccetera eccetera, ma fare un film in pellicola era veramente qualcosa di impossibile. Oggi invece con il digitale ormai chiunque può fare cinema, chiunque può fare con i propri amici un'opera cinematografica, ok? Il problema qual è? Che ovviamente la produzione cinematografica è diventata, si è incrementata in maniera esponenziale e quindi si gira di tutto e a volte si girano cose che non andrebbero girate. Io consiglio sempre a chi voglia fare cinema, a chi vuole avvicinarsi a questo mestiere, prima di cominciare, di spingere rec sulla videocamera, di chiedersi se valga la pena girare quella cosa lì. Cioè, di farsi la domanda, perché devo girare questa cosa qui? Cioè, vale la pena girarla? Se la risposta è anche semplicemente vale la pena perché voglio fare esperienza, perché voglio migliorare, perché voglio comunque mettermi alla prova, già è una risposta soddisfacente. Se invece giriamo per altri motivi o non abbiamo un motivo, io consiglio di non spingere rec, di fermarsi un attimino in più, di tornare indietro, poi vedremo nella fase di preproduzione, magari di scrivere qualcosa di diverso, di rimettere mano a quello che abbiamo scritto, insomma di spingere rec con cautela. Perché purtroppo la pellicola, siccome costava molti soldi, perché la pellicola non è solamente avere la pellicola, si fa, non parliamo dal passato perché ancora si usa la pellicola prevede lo sviluppo e stampa, cioè io giro in pellicola, ovviamente sto attento a quello che giro, perché la pellicola, ogni volta che la pellicola viene impressa, sono soldi che se ne vanno, quindi tutto quello che viene in più sono soldi in più, e se la pellicola finiva... Si fermava il film. Ovviamente parliamo di piccole produzioni, non parliamo di produzioni hollywoodiane dove hanno chilometri di pellicola. Quindi si girava con molta cautela, cioè prima di spingere rec, che non si spingeva rec sulla macchina presa, prima di spingere rec uno ci pensava mille volte. Ora invece, siccome le cassettine non costano niente, addirittura ora ci sono le mini SD, gli hard disk, quindi ormai si gira chilometri e chilometri io uso il termine chilometri, si usano giga, terabyte di materiale, a volte anche che non serve. Quindi io vi consiglio sempre di girare come se lo faceste in pellicola. Quindi prima di schiacciare rec ci penso un attimino in più, come se costasse molto girare. Questo è il consiglio che vi do per chi voglia fare questo mestiere. E niente, io volevo fare... abbiamo tempo, vero? Sì, 11:50. Come? Fare anche delle prove. Assolutamente, assolutamente. Sì, diciamo girare in maniera consapevole. Cioè non spingere rec, quello che accade, accade. Ma girare in maniera consapevole. Cioè io so che sto facendo una cosa,
ho il cervello attivo, so che sto girando qualcosa di un certo tipo, e quando spingo REC so quello che voglio. Cioè non spingo REC e poi quello che accade davanti alla macchina presa accade. Possiamo parlarne, può essere anche questo qua uno stile, può essere anche questo, che ne so, un modo di girare. C'è chi ne ha fatto una scuola, c'è chi ne ha fatto uno stile con l'improvvisazione. Però ecco, secondo me è importante porsi costantemente delle domande prima di spingere quel pulsantino rosso sulla videocamera e chiedersi perché farlo, appunto perché c'è tanta roba. E io mi chiedo ogni volta, ma vale la pena mettere in giro un altro film con tutti i film che ci sono? Vale la pena farlo? Cioè, se c'è tanto di qua, se c'è la motivazione, non ne parliamo neanche. Assolutamente. Ma la motivazione è quello che io dicevo. Cioè, se c'è la motivazione, se io giro qualcosa perché voglio esprimermi, perché ho una motivazione, è già una risposta quella, e quindi vale la pena girarlo. Se sto girando perché voglio fare il figo con gli amici, o voglio, c'è una ragazza che mi piace, voglio dire faccio il regista, mi farei qualche domanda. Poi magari può essere anche quello. Può essere anche quella una motivazione, che ne so, vabbè. Ci sono ancora magari ragazze a cui fa effetto il regista. Però sono così tanti le mie registe che non c'è neanche più quell'aspetto lì. Allora, io parlerei un attimino, spero che non sia noioso. Mi piacerebbe parlare un attimino di che cosa è il cinema. Ok? Forse voi conoscete un po' di più il teatro, o no? Intanto delle differenze fra il cinema e il teatro, che può essere un argomento interessante. Ok? Ad esempio, qual è la prima differenza che vi balza all'occhio tra cinema e teatro? Che una è live e l'altra no. Intanto, sia cinema che teatro, per aver luogo, hanno bisogno di tre elementi. Ok? Quali sono i tre elementi? Intanto abbiamo bisogno di un messaggio. Ok? Proprio la comunicazione è così. Quindi un messaggio che in questo caso è un prodotto, nel caso del cinema un film, nel caso del teatro una rappresentazione, una pièce, quello che vogliamo. Poi abbiamo bisogno di un altro elemento, l'attore, che in qualche modo è l'emittente, no? È colui che fa partire il messaggio. E poi abbiamo bisogno del terzo elemento, che è appunto un ricevente, lo spettatore. D'accordo? Diciamo che se manca uno di questi tre elementi non c'è né teatro né cinema. Cioè, se io faccio uno spettacolo e non c'è pubblico, non sto facendo teatro. Sto magari nutrendo il mio ego, ma non sto facendo teatro, ma neanche, perché poi lo nutro molto di più se c'è un pubblico rispetto a stare da solo. D'accordo? Idem per quanto riguarda il cinema. Quindi partiamo dalla base. Tre elementi. Quindi messaggio, spettacolo teatrale o film. Film può essere di vario tipo, no? Può essere, che ne so, un cortometraggio, può essere un lungometraggio, può essere cortometraggio e lungometraggio significa, è proprio la metratura. Cortometraggio è un prodotto di breve durata, che può essere di un minuto, può essere di 10 minuti, può essere di 20 minuti. O un lungometraggio, che è un prodotto più lungo, più esteso, che è quello che il lungometraggio è il film, quello che andate a vedere al cinema. Sappiate che tecnicamente quello che andiamo a vedere al cinema si chiama lungometraggio. Ok? Quindi una volta che abbiamo questi tre elementi, abbiamo capito che ci vogliono questi tre elementi, che cosa differenzia il cinema dal teatro? Intanto abbiamo visto che teatro e cinema in qualche modo sono legati, d'accordo? Teniamo conto che il teatro ha una storia molto molto più lunga alle spalle, no? Partiamo dalla tragedia, mentre il cinema è un'arte molto, molto più recente, molto più. Pensiamo che la prima proiezione pubblica è stata fatta nel 1895, quindi relativamente recente come arte. Okay? E quindi cosa ci salta all'occhio? Intanto che abbiamo delle cose in comune, ma le differenze quali sono? Dicevamo, lei diceva, il tuo nome amico? Mara. Mara diceva il fatto del real time. In qualche modo. A me piace chiamarlo momento presente, che vuol dire che nel teatro l'attore va su un palcoscenico e incontra davanti a sé un pubblico, degli spettatori. E quindi c'è subito, viene consumato subito il rapporto tra attore e spettatore. L'emozione ha una fruizione immediata, d'accordo? Nel cinema invece la fruizione è indiretta, perché l'attore fa qualcosa che non verrà subito
in qualche modo messa a disposizione di uno spettatore, ma verrà messa a disposizione in un secondo momento. Tenete conto che da quando viene, c'è la performance vera e propria dell'attore, a quando poi il film va nelle sale, a volte possono passare anche dei mesi, in alcuni casi sono passati anche degli anni, si spera di no, ma in alcuni casi è successo. Perché? Perché ovviamente il cinema è, prevede delle fasi, che vedremo in questi tre giorni, prevede delle fasi attraverso le quali bisogna passare. Una delle quali, per esempio, che distingue dal teatro, è il montaggio. Il montaggio è un'operazione che io paragono un po' al puzzle, no? C'è un'idea di base che è lo sviluppo del puzzle. Immaginate, per chi ama il puzzle, immaginate che il disegno sulla scatola è il film finito. Quando si gira un film, si vanno a costituire delle tessere, dei mosaici, delle tessere, che poi il montatore mette insieme e fa diventare il film finito. Ma per esempio l'attore, mentre gira il film, si fida molto del regista, perché in alcuni casi l'attore, come posso dire, non ha idea precisa di quello che sarà poi alla fine il prodotto terminato. Lo vedrà poi dopo la fase di montaggio. Certo, l'attore bravo è colui che riesce in qualche modo ad avere nella mente il prodotto finito, ma comunque lo stesso regista poi, quando va in sala di montaggio, a volte vede trasformato il suo film in qualcosa di leggermente diverso rispetto a quando l'ha girato o quando è stato scritto. Quindi qual è la prima differenza, abbiamo detto? Il momento presente. Quando si gira un film non è buona la prima molte volte. Se c'è un errore si può dare uno stop e rigirare di nuovo la scena, cosa che nel teatro non può accadere. Non posso fare una scena su un palcoscenico, viene male, dico allo spettatore scusa un attimo, la rifaccio, vado un attimo dietro, riesco e la rifaccio la scena. Questo non può accadere nel teatro. Mentre nel cinema sì. Attenzione, non sto dicendo che il teatro sia più bello per questo motivo qua e il cinema lo sia di meno. È diverso. Sono due cose diverse. Il teatro, per esempio, per chi fa l'attore lo sa, una replica non è mai uguale all'altra. Cioè, se io faccio 10 repliche, in qualche modo la seconda replica, la quinta replica, la settima replica sarà diversa. Per quale motivo? Perché l'attore magari quel giorno è più in vena, o sta peggio, o sta male, è influenzato, o che ne so, magari quel giorno l'attore è ispirato, ok? O accade l'imprevisto. L'attore magari esce sul palcoscenico e cade, d'accordo? Nel cinema invece, una volta che io ho impressionato la pellicola rimane la stessa. E se vedo 10 volte il film, vedrò sempre quell'immagine. Non potrà mai accadere qualcosa di diverso mentre vedo un film, almeno fino ad oggi. Poi magari inventeranno, che ne so, il cinema che è interattivo, che ne so, tutto può accadere. Però in questo momento qua, se io vedo 50, esagero, se vedo 50 volte un film che tutti quanti conosciamo, che è Titanic, se vedo 50 volte il film, DiCaprio muore. Sappiate che DiCaprio muore, o Jack, come dir si voglia. Quindi non è che alla fine DiCaprio non muore, morirà sempre. Sto esagerando, perché anche Romeo, Romeo e Giulietta, alla fine morirà. Però magari, che ne so, succede l'imprevisto che fa diventare la rappresentazione un po' diversa rispetto alla prima replica, d'accordo? Voi che fate teatro lo sapete questo, ovviamente. E quindi questa è una differenza. Che altra differenza c'è sostanziale? Come abbiamo visto, intanto il discorso del momento presente, poi abbiamo visto il discorso del montaggio, che nel teatro non c'è. Il montaggio è qualcosa che appartiene solamente al cinema. Sì, c'è il montaggio delle scene, ma è una cosa diversa. È una cosa che avviene intanto prima dello spettacolo, non dopo. Avviene prima. Anche il montaggio del cinema avviene prima del dopo. Spettacolo. No, nel cinema il montaggio avviene dopo. No, perché lo spettacolo del cinema è quando si vede il film. Quello. No, allora, il montaggio è avvenuto prima. Allora, il montaggio è un'operazione che vedremo poi per chi avrà la fortuna o la sfortuna di seguirmi ancora. Il montaggio è qualcosa di molto tecnico. Diciamo che un po' tutti quanti lo conosciamo, perché ormai ognuno di noi con un computer monta il filmino delle vacanze o le fotografie che ha fatto con gli amici. Il montaggio è un'operazione fatta con il computer, che una volta si faceva con la moviola, dove praticamente si assemblano i vari pezzi venuti fuori durante la fase di riprese, di shooting. Anche in teatro è così. E perché, fammi l'esempio. Perché si costruiscono
In teatro si costruiscono delle scene. Ma si fa prima. Cioè, ma il regista che fa. Dipende da qual è lo spettacolo nel cinema. Qual è il momento dello spettacolo per il cinema? Qual è, diciamo, il momento più spettacolare per il cinema? Allora, aspetta. Allora, aspetta un attimo, facciamo un passo indietro. Cerco di spiegarmi un pochino meglio. Nel teatro il montaggio avviene, è montaggio delle scene, cioè praticamente il regista lavora magari, a parte che il lavoro è molto soggettivo, lavora magari sulle singole scene, dopodiché le mette insieme e parliamo in qualche modo di montaggio delle scene. Ma è diverso, intanto viene fatto prima, non viene fatto dopo, perché quando si arriva allo spettacolo teatrale, il montaggio è già stato effettuato. Nel cinema invece che succede? Che io faccio le riprese, cioè immagina, vado sul set con gli attori, con la troupe, eccetera, eccetera, spingo rec, riprendo, produco della pellicola impressa, dopodiché questa pellicola qua va in sala di montaggio, viene messa su un computer e c'è un tecnico proprio che prende i vari pezzi, puzzle, prende i vari pezzi, li taglia e li assembla. Questa cosa qui non può avvenire dopo, cioè scusami, non può avvenire prima, ma avviene dopo le riprese, cioè prima che arrivi in sala il film. Io dicevo, diciamo, rispetto all'obiettivo di ciascun prodotto artistico, cioè se il prodotto del cinema è il film e il prodotto del teatro è la replica, lo spettacolo, e tutto viene fatto comunque prima rispetto a quello che è l'obiettivo. Su quello siamo completamente d'accordo. Il set del cinema. Però parlavamo di montaggio. Il montaggio è un aspetto peculiare, sì, del cinema. C'è un aspetto che appartiene solamente al cinema. Mentre tutte molte altre cose il cinema le mutua con altre arti, il montaggio è un qualcosa che è nato con il cinema e appartiene solamente al cinema. Ripeto, parliamo di montaggio come operazione tecnica di assemblaggio dei vari pezzi di pellicola. Sì, anche se la prerogativa più, secondo me, caratteristica del cinema è che è un'immagine in movimento. Questa è ci deve arrivare, è il primato, diciamo, di la prerogativa del cinema è che è un'immagine che si muove, in quanto immagine antica, come il cucco, perché le immagini sono le cose più antiche che ci siano state, e poi che si muove è la tecnologia moderna. Però, ripeto, ci devi arrivare a quell'immagine in movimento, ci arrivi con quel processo produttivo che è fatto di varie fasi, preproduzione, produzione, post-produzione. Il montaggio è molto importante, è fondamentale, presumo. Il montaggio è fondamentale. Ma tutto e lo fa il regista? No. No, non lo fa il regista. Però lo il regista però di solito è sempre presente in tutte le operazioni. Anche perché, se non sbaglio, lo shooting comunque non segue un ordine cronologico. Assolutamente no. Cominciare a girare anche dall'ultima scena del film. È quello che dicevo prima, il puzzle. È un qualcosa che ha detto una cosa molto importante Leonardo. Quando si gira un film non si gira quasi mai dalla prima scena, anzi diciamo mai dalla prima scena all'ultima scena, ma si segue un ordine produttivo, un ordine pratico. Quindi se io devo girare per esempio 5 scene in una location che poi nel film verranno distribuite, che ne so, sarà la prima, la settima e l'ottava scena, io non faccio quando vado a girare che vado in una location, poi mi trasferisco in un'altra location e poi torno in quella location lì. Ma per un discorso produttivo io giro tutte le scene in quella location, molto difficile, in particolare per l'attore è difficile. Quindi giro tutte le scene in quella location, poi mi trasferisco e alla fine il montatore assembla rende visibile allo spettatore un film che in realtà è stato girato in maniera completamente diversa. Sì, è un discorso produttivo, è un discorso. Perché immagina, facciamo un esempio molto estremo. Immagina che io debba girare un film che parte con una scena in Spagna, ok? Poi si trasferisce, magari il protagonista viaggia e torna in Italia, poi alla fine, siccome in Italia rimane deluso, torna in Spagna. Immaginate questa cosa qua, io produttore, giro la prima scena in Spagna, poi giro in Italia e poi mi trasferisco di nuovo in Spagna a girare il film. È impensabile, perché trasferire una troupe in Spagna significa pagare i biglietti aerei, pagare il trasferimento, il vitto, l'alloggio, tutta una serie, l'affitto delle location, tutta una serie di cose che ovviamente non mi convengono. Allora cosa faccio io produttore? Mi giro tutte le scene in Spagna,
poi mi anche se andranno poi in montaggio una all'inizio e una alla fine, poi mi trasferisco in Italia e rimango in Italia. Ok, ho fatto un esempio molto estremo. Questo nel caso in cui, diciamo, nel tuo film ci sono due location. È rarissimo. Sempre... Parliamo per esempio di Venere in pelliccia, non so chi l'ha visto, Venere in pelliccia, l'ultimo mi sa, film di io i nomi, mannaggia, quando li vogliono mi vengono. Ve lo dico ve lo dico subito, appena mi viene in mente ve lo dico. Venere in pelliccia, per esempio, è interamente ambientato in un teatro. Ok? Polanski, Roman Polanski, se non l'avete visto guardatelo perché è molto bello, interamente ambientato in teatro, ma è raro, è veramente raro il film che ha una location, rarissimo. Beh, parliamo veramente magari di... New York, però diciamo se si gira ho capito, ma attenzione, il cambio di location non vuol dire che vado dalla Spagna all'Italia, il cambio di location vuol dire che io giro delle scene in questa stanza e poi mi trasferisco all'esterno qui nella piazza. Questo è già un cambio di location in qualche modo. Non è un cambio di location estremo, però è un cambio di location. Anche in sceneggiatura, che lo tratteremo nel pomeriggio, anche in sceneggiatura io scriverei, che ne so, interno giorno, sala, come si chiama questa qui, Palazzo Bianchi, interno giorno, e poi scriverei scena 2, esterno giorno, atrio, che ne so, Palazzo Bianchi. Quindi anche in sceneggiatura le segnerei come due location diverse. Quindi c'è il caso estremo che ho voluto fare per farvi capire che la Spagna e l'Italia, ma anche girare in una stanza e in un'altra stanza della stessa casa è un cambio di location. Beh, forse si capirà meglio quando magari parlerai del supporto tecnico, cioè di cosa c'è dietro che si muove. Sì, ora stiamo facendo un po' un excursus sul cinema. Io pensavo che... Sì. No, chiedo scusa. Sì, stiamo parlando sempre del discorso delle differenze tra teatro e cinema, perché mi piace in qualche modo porre i paletti per capire di cosa stiamo parlando, per capire di che cosa è il cinema, perché molte volte tutti quanti andiamo al cinema a vedere un film, ma non sappiamo poi cosa c'è dietro, cioè come si fa un film. Questo è l'obiettivo che ho in questi 3 giorni, di capire insieme come si fa un film e perché no, magari anche stimolarvi a fare un film. Che sarebbe bello. Io quella domanda che ti volevo fare è che siccome diciamo ho conoscenza del fatto che si girassero scene indipendentemente dall'inizio alla fine, ma prese a caso, però magari... In che senso prese a caso? No, nel senso che poteva essere la scena finale... No, nel cinema mai niente a caso. Ecco, tu per esempio mi hai fatto capire adesso che il punto è la location, invece io pensavo che si costruissero le scene principali e poi le altre venissero man mano, anche diciamo come artista, chi appunto dirige tutto l'Ambaradam, poi aggiungesse delle cose proprio come magari li suscita le scene precedenti. Pensavo fosse articolato in questa maniera. Non ho capito bene la domanda. Lei forse può dire che pensava che forse i raccordi e comunque forse un work in progress. Esatto. Diciamo. Allora, c'è una fase nel cinema che si chiama pre-produzione, appunto che precede la produzione vera e propria, che in inglese viene chiamata shooting, cioè la fase di ripresa. Per fase di ripresa si intende proprio quando si va materialmente sul set, con gli attori, con la macchina presa, con tutta quanta la troupe, costumisti, macchinisti, scenografi, eccetera, eccetera, e si gira, cioè proprio si costruisce, impressiona la pellicola. La fase di preproduzione è una fase di studio proprio, è la fase che serve fondamentale per far sì poi, una volta arrivati sul set, di avere le idee chiare, affinché nulla sia lasciato al caso. Che ne so, io per esempio vado sul set e mi rendo conto che manca un oggetto di scena. È una cosa gravissima. Certo, dipende da quello che manca. Se manca una penna, prendo dalla tasca, metto la penna sul tavolo. Ma se parliamo di un film in costume e manca un elemento importante, non so, una macchina d'epoca che è centrale nella scena, come faccio? Assolutamente, ma ci sono tanti, no? Troverete tanti punti di contatto fra teatro e cinema, attenzione. Infatti c'è un ruolo che è quello dell'attrezzista, che c'è sia in teatro che nel cinema, che è quello che in qualche modo reperisce gli oggetti di scena. Questo c'è sia nel cinema che nel teatro. Troverete tanti punti di contatto. A me piace appunto adesso con voi capire quali sono i punti di contatto e quali non sono i punti di contatto.
Questo è quello che voglio fare con voi adesso. Uno dei punti di non contatto è il montaggio. Il montaggio appartiene solamente al cinema. Cioè proprio immaginate il cinema come un'arte nuova che a un certo punto si dà una peculiarità, che è il montaggio. Il montaggio è qualcosa che non è nata insieme al cinema, perché, o meglio, il montaggio come inteso come atto artistico, come atto consapevole. Il montaggio viene un po' dopo rispetto alla nascita del cinema, che volevo vedere un attimino con voi in maniera un po' sommaria. Immaginate che il montaggio diventa arte solamente dopo un po' di anni dalla nascita del cinema. Diventa arte con un certo Griffith, ok, che è un americano, che capisce che mettere insieme due pezzi di pellicola non è solamente un atto meccanico, cioè prendere due pezzi, mettere un pezzo di scotch e collegarli, ma fare questa azione fa venire fuori una scelta proprio artistica. Tant'è vero, immaginate che prendiamo gli Academy Awards, gli Oscar premiano delle figure in particolare, non premiano il miglior macchinista, il macchinista per esempio, o l'elettricista. L'elettricista è quello che per esempio posiziona sul set le luci, che illumina la scena, ma non con, come posso dire, è colui solamente che esegue gli ordini di una figura che si chiama direttore della fotografia. Quindi immaginate, l'elettricista è solamente un manovale, ok? Non esiste il premio al miglior elettricista, perché è qualcosa di meccanico, è qualcosa di nobilissimo, ma non di artistico. Mentre esiste il premio per il miglior montatore, perché il montaggio è un qualcosa di artistico, ok? Cioè mettere insieme questo Griffith o Eisenstein, che è un russo, capirono la potenza di mettere insieme due pezzi di pellicola, e lo vedremo, dovrei avere qualche filmatino per capirci un attimino. Quindi cosa dicevamo? Il montaggio è una peculiarità del cinema, ok? Un'altra differenza qual è, per esempio, fra il teatro e il cinema? È l'uso della voce, ok? Nel teatro, per esempio, lo sapete, no? Io devo portare la mia voce fino all'ultima fila. Si dice, quando si va a scuola di teatro, si dice agli attori, mi confermi tu che sei un esperto di teatro, si dice all'attore, al novizio, mi raccomando, devi portare la voce fino all'ultima fila, d'accordo? È vero che in teatro comunque ormai ci sono i microfoni, si sente, comunque viene amplificata la voce, ma è difficile che nel teatro si sussurri, cioè si parli in questo modo, è difficile in teatro. Nel cinema invece è possibile, perché nel cinema c'è il microfonista, c'è il fonico che piazza i microfoni, piazza queste cose qui che si chiamano radiomicrofoni o pulci, e quindi io posso anche permettermi di sussurrare, che tutto quanto viene compreso in maniera perfetta. Perdone, quindi si può dire, correggimi se sbaglio, che nel cinema il messaggio è mediato e non immediato, c'è un mezzo che fa da intermediario, sì. Cioè, mentre nel teatro no, c'è, sì, l'attore e il pubblico, nel, sì, cinema, sì, sì, c'è tutto un meccanismo che c'è tra l'attore e lo spettatore poi alla fine. Sì, assolutamente, assolutamente sì, mediato, per quanto anche la macchina da presa, anche quando vai al cinema, lo schermo che hai davanti, in qualche modo ricorda per esempio il bocca scena del teatro. Tant'è vero che anche nel cinema, io parlo con persone che conoscono un po' il teatro, vero? Sapete cos'è la quarta parete? La quarta parete è una parete immaginaria che praticamente, immaginate il teatro, sapete com'è fatto, c'è il fondale e ci sono le quinte, d'accordo? La quarta parete è praticamente è l'apertura del palcoscenico, il boccascena in qualche modo, diciamo così. Questa quarta parete viene chiamata in questo modo perché è una parete immaginaria.